gennaio del 1793. Quando spunta la carrozza si fa un cimitero. Non un fiato né da sopra né da sotto, come ci avessero infilato un tappo in bocca e l'altro in culo. Infino gli ambulanti stanno zitti e smettono di vendere lupini e ceci al forno. Da non crederci che tutta questa gente qua riesce a fare tanto silenzio. Si sente addirittura il cigolare dello sportello che si apre. Eccolo lì, il Capeto. Un omarino grassoccio con le gambette e un grosso naso. Non meno grosso dei nostri, ma e come lo porta si capisce che a noi la canna ci sta d'ingombro, mentre lui la punta avanti come la prua di una nave. Da dove stava Marino Sier, vedeva una figuretta tonda, traballante, sulle gambe secche e storte. Tra loro una distesa di cuffie, cappelli e berretti frigi, da sotto i quali sbuffava il fiato del popolo di Parigi. Maria aveva già visto il re da più vicino, quando aveva partecipato alla marcia su Versailles, l'anno della presa della Bastiglia. Lo aveva visto affacciato al balcone della reggia, insieme alla regina e alla Fayette. Un giorno e una notte sotto la pioggia si era dovute stare perché quei tre si mostrassero al popolo. La sua amica Annette si era beccata la polmonite e quasi aveva reso l'anima al creatore. L'idea di marciare su Versailles per costringere il re a traslocare a Parigi, più vicino al popolo, all'Assemblea Nazionale, l'avevano avuta le donne, anche se adesso qualcuno fingeva di non ricordarselo, e invitava il gentil sesso a starsene a casa, che la decapitazione di un re non è di certo uno spettacolo da femmine. Col zullo! Quel giorno, di 3 anni prima, le donne avevano alzato sulle picche le teste delle guardie per far capire che Parigi non scherzava. Chi le avrebbe detto che si sarebbero ritrovate in quella piazza ad attendere che rotolasse la testa del re? Se solo si fosse accontentato di restare a Parigi invece di provare a svignarsela alla chetichella per cercare asilo da qualche parente austriaco della regina... Uno strattone alla sottana la costrinse a guardare in basso. «Mamma, non vedo! Tirami su!» Marie sbuffò. «Pesi troppo!» «Ma non vedo!» si lagnò il ragazzino. Un mucchietto d'ossa, pelle e muscoli acerbi sotto i vestiti troppo lunghi. Eppure le arrivava già alle spalle e questo le dava la misura del tempo passato da quando il fantolino le era sgusciato fuori dal ventre. «Voglio vederlo!» Lei gli tappò la bocca con la mano e si alzò sulle punte degli zoccoli allungando il collo. Il re stava dicendo qualcosa, altro che stava parlando alla folla. A Marie parve che tutti drizzassero le orecchie per afferrare quelle ultime parole e lo stesso fece lei. Udì la parola accusa, udì la parola Francia. Ma il boia Sanson e i suoi aiutanti strattonarono il re verso la panca e lo distesero per il lungo.